Avanti e indietro. Troppo bello. Troppo bello, troppo. Ok, siamo pronti? Diamo il via alle danze, ragazzi. Andiamo a farmare nella bauxite, nella cava di bauxite. Ho portato con me un socio che ha con sé una balestra e un piccone, visto che io non l'ho portato perché il mio scopo è proteggerlo. Quindi, come farmare nella cava di bauxite? Non ci vuole niente. Basta rimanere accovacciati, sì, accovacciati, essere discreti e camminare silenziosamente con cautela, perché è molto difficile fare questa bauxite, cioè fare questa cava, e quindi raccogliere i minerali di ferro per raccogliere la bauxite. Quindi raccogliamo anche il quarzo, il zolfo, anche perché il zolfo è molto pericoloso da prendere, perché ti toglie un po' di vita quando dai un colpo oppure quando stai vicino. Quindi io qua devo sempre rimanere accovacciato con il mio fucile a pompa, perché tanto avevo questo fucile conservato, quindi ho detto usiamolo. Ecco, dobbiamo stare attenti, se no, ok, piano piano, ecco, visto che succede? Il mio amico è in difficoltà, quindi ho dovuto difenderlo, cioè ho dovuto fare la sua guardia del corpo. Bene, prendiamo anche i suoi tessuti, le corde e proseguiamo. Bene, il zombie putrefatto. Caspita, la palestra è molto letale. Perfetto. Ok, direi di continuare. Quindi cerchiamo di raccogliere più ferro, più quarzo anche, quindi è ovvio che sto scrivendo a lui perché dobbiamo dividere il bottino, se no torno a casa a mani vuote. Ok, devo prendere anche il quarzo, perfetto. Ecco, adesso stiamo prendendo anche il zolfo. Bene, il zolfo ci servirà per venderlo oppure per aumentare di livello e fare le missioni. Quindi adesso, come potete vedere, lì c'è un parassita che sta occupando la nostra zona, una zona di minerali, quindi dobbiamo farlo fuori, se no è un problema. Quindi è uno sputatore, ok, mettiamolo KO, dai, perfetto, dai. Oh. Ok, qui c'è un altro po' di zolfo. Bene, allora qui c'è del minerale di ferro, quindi è meglio se lo prendi, perché ci servirà di sicuro. Bene, dall'altra parte ci sono dei grassoni, guardiani che stanno proteggendo la loro cassa. Ecco, adesso dobbiamo fare fuori questi altri due perché stanno occupando la nostra zona di minerali, quindi dobbiamo metterli KO. Corridore, vabbè. Perfetto, è uno. Ora pensiamo al secondo. Secondo è uno sputatore. Bene, perfetto. Quindi, ragazzi, io vi consiglio di portarvi una mazza di fortuna. Portarvi, però dovete essere in due o tre in questa zona se volete farmare con i piedi di porco oppure mazza di fortuna e altri tipi di armi da taglio. Invece con le armi da fuoco puoi andare anche da solo. Ecco, guardate un po' come siamo discreti, non facciamo, cioè facciamo tanto di questo, se camminiamo silenziosamente, non facciamo rumore, non ci facciamo vedere, non ci facciamo notare, tutto il resto. Quindi raccogliamo. Bene ragazzi, spero che abbiate capito, quindi io vi lascio al video. Quindi
Ripeto, portatevi delle armi da taglio se siete in due o tre, portatevi delle armi da fuoco se vuoi farmare da solo. Quindi iscriviti al canale, lascia like, resta attivo e mi raccomando, ci vediamo ad un prossimo video. Quindi alla prossima, ti lascio al video, ciao! Revolution.